C'è chi li chiama angeli, chi eroi, chi maestri di solidarietà, perché rispondono ai valori di giustizia sociale, di altruismo, di cura dell'altro. Sono uomini e donne dei nostri giorni che lavorano a servizio della causa comune, con professionalità e competenza, perché a fare del bene non ci si improvvisa. Sono i volontari, l'esercito di portatori di pace, che ogni giorno in Italia offrono tempo, energie, risorse a chi ha più bisogno. Ogni minuto del loro prezioso lavoro è un dono inestimabile, un'eccellenza nazionale. Un fiore all'occhiello di competenza e cuore. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha voluto dedicare loro un premio, alla società civile l'impegno di non lasciarli soli, anzi di mettersi al loro fianco, perché fare del bene fa bene a chi lo riceve, ma soprattutto a chi lo fa. Con grande piacere, con grande orgoglio che do il benvenuto a tutti voi al nono appuntamento di Senato e Cultura, un evento speciale che oggi è dedicato al volontariato. E grazie a tantissimi, sono 7 milioni di donne e di uomini che ogni giorno con grande fatica e con grande passione, con grande professionalità, dedicano il loro tempo a soccorrere gli altri, andare in aiuto degli altri. Ed è grazie a loro se noi abbiamo oggi questa Italia che amiamo. È la storia della nostra nazione che è tessuta da tantissime attività sociali e di solidarietà. E io ho raccolto moltissime testimonianze di volontari che mi dicono che dall'aiuto nei confronti degli altri ricevono molto di più di quello che danno. Ed è per questo che ho pensato di istituire un premio. Quattro settori che sono la cultura, l'ambiente, il sociale e la salute. E ringrazio anche i giurati che hanno fatto un lavoro davvero prezioso, i testimonial che sono qui presenti e tutte le associazioni che hanno risposto al nostro appello in maniera molto molto generosa. Il premio è dedicato a loro. E questo sta a significare che quando le associazioni, le istituzioni, i cittadini si uniscono, niente è precluso. Ed allora io sono certa che questa iniziativa sia anche il modo di veicolare un messaggio di amore verso il prossimo, di far conoscere di più questo mondo di eccellenze, questo mondo di invisibili, il mondo del volontariato, il mondo della solidarietà, il mondo della bontà. Vi ringrazio. Partecipare ragazzi sordi e con disabilità è una grande opportunità per loro, che si trovano sempre in condizioni di difficoltà o comunque un po' meno degli altri, per questa volta sono protagonisti. Ringrazio il Presidente del Senato perché penso che sia molto importante dar valore all'arte e soprattutto nella terra in cui della nascita di molte arti, tra cui la musica. Prima di quest'ora,
Abbiamo detto che sono 4 i premi che si consegneranno questa mattina e c'è una giuria che ha lavorato, insomma, con grande impegno, anche perché non è facile scegliere, no, tra le tante eccellenze che ci sono. Io vorrei intanto ringraziare i giurati che sono qui presenti e vorrei scambiare due parole con loro, cominciando dal presidente Stefano Zamagni. Grazie molte. Buongiorno a tutti. Non esito a definire quello di oggi un evento straordinario, anzitutto per la originalità. È la prima volta che un'istituzione fondamentale della nostra Repubblica, il Senato, decide di istituire un premio il cui valore simbolico va al di là di ogni migliore aspettativa. L'iniziativa che il Senato ha preso non solo è originale, ma ha colto in questo preciso momento storico un bisogno fondamentale della nostra gente, che è il bisogno di riscoprire il valore del dono come gratuità, che vuol dire far capire che si deve agire anche per amore. Bisogna lasciare spazio a chi agisce per amore. I volontari incarnano esattamente questo tipo di motivazione. Ecco perché questo premio ha un valore simbolico che manda un messaggio al Paese nella sua interezza. È un segnale particolarmente significativo perché questo mondo molto vario, laico, cattolico, che coinvolge milioni di persone, oltre 300.000 associazioni, è un pezzo di Italia che guarda al futuro con fiducia. Dobbiamo essere tutti orgogliosi dello straordinario capitale sociale di questo Paese. La cosa bella è che è cresciuto il volontariato ed è sempre in crescita. Pensa che dal 2011 ad oggi i numeri del volontariato e del terzo settore in generale sono cresciuti al 16%. È il settore trainante di questo Paese. Magari ti chiamerò, il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino arruffato che mi graffierà. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità sulla strada per medio, col naso in su la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu. Ancora un altro po'. Il vincitore del premio al volontariato 2019 per il settore sociale è Associazione Cometa di Como, per l'aiuto alle famiglie disagiate e immigrate, l'assistenza a nuclei numerosi con disabilità e malattie di vario genere, oltre alla encomiabile lotta contro la dispersione scolastica. La cultura è collante per tutto e per tutti. E dovremmo usarne sempre di più, è una grande occasione di aggregazione e di crescita per tutti quando la cultura viene usata in questo modo e poi in questi luoghi. Il riconoscimento, questa qualità si riversa su tutti quelli che accogliamo quotidianamente. Penso alle facce di tanti volontari, tanti amici che hanno permesso l'imprevedibile avventura che è stata la storia di Cometa. Vogliamo sapere il vincitore e la motivazione del premio al volontariato 2019 settore ambiente è Legambiente, per l'impegno profuso nella sensibilizzazione alle tematiche ambientali attraverso attività di educazione, formazione e partecipazione attiva in progetti concreti e diffusi capillarmente sul territorio. Queste due mani vengono consegnate nelle mie due mani, ma io simbolicamente le consegno alle 200.000 mani dei nostri 100.000 volontari. Qualsiasi sala istituzionale porta sempre con sé un fascino particolare. C'è sempre quel timore di essere un po' fuori luogo, ma del resto a me capita anche fuori da questi palazzi, quindi sono abituata. Ringrazio per l'invito la padrona di casa, la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, che prosegue questa bellissima iniziativa di aprire le porte del Senato ai cittadini prima che i cittadini le sfondino con una testa d'ariete. E anche perché ha voluto questa giornata del volontariato che festeggia queste persone meravigliose che si impegnano per migliorare la vita di altre persone che magari neppure conoscono. Il messaggio comunque che mi piacerebbe mandare è che, visto che secondo me è una cosa che fa stare bene, fa stare tanto bene, che tanti ragazzi giovani, magari come me anche più giovani, provino a farlo, perché
secondo me è una cosa che ti riempie dentro veramente, veramente tanto. Per me oggi essere qui è sicuramente una grande emozione, una prima volta molto importante e quindi una cosa che valorizza ancora di più la persona che sono e questo può farmi solamente che piacere tantissimo. Il vincitore del premio al volontariato 2019 settore salute, Lega del Filo d'Oro. Per aver saputo interpretare e vivere l'esperienza del volontariato come un dono, nella consapevolezza che specialmente nell'assistenza ai malati il tempo di relazione è tempo di cura. È giusto che il mondo delle istituzioni, che sono spesso, specialmente in questo periodo, vituperate, si aprano alla gente, al popolo, ai cittadini, alle associazioni, perché è la casa loro, è la casa del popolo, non è la casa dei politici, è la casa del popolo, quindi sono corrette iniziative, apprezzabili, sono qua appunto per sottolinearlo personalmente. La Lega del Filo d'Oro dal 64 ad oggi vive grazie anche a questa vicinanza di tantissime persone. Sono io che ringrazio loro perché mi hanno dato un senso al mio lavoro. Il mondo dello spettacolo, si sa, è un mondo così, caduco. E invece, grazie a Dio, riesco da 31 anni a convincere un po' di italiani a esprimere la loro solidarietà per aiutare questi che sono bravissimi. Al volontariato 2019 settore cultura va a Fondazione AVSI per aver individuato nell'ambito dell'azione di sostegno al prossimo la cultura come strumento di partecipazione, coinvolgimento e crescita per le giovani generazioni e in particolare per aver ideato e realizzato nella multiforme attività svolta un progetto unico come quello della Divina Commedia messa in scena nel contesto difficile e degradato della città di Nairobi. I ragazzi hanno interpretato l'inferno e poi il purgatorio lungo le vie della baraccopoli per arrivare a vedere le stelle e facendo questo hanno raccontato la loro vita, il loro inferno e hanno, come dire, colto una speranza. Claudio è disabile dalla nascita, non parla, si esprime attraverso una strana tabella che io non capisco. Allora poi sono io a sentirmi un po' handicappato. Alla mattina lo vado a prendere e lo porto in un centro specializzato. Non è bello da vedere, ma dentro di sé Claudio ha tutto quello che di bello un essere umano dovrebbe avere. Dare voce alle storie di chi si impegna in Italia per gli altri è una missione, è un lavoro ed è una grande gioia. Claudio è la mia medicina. Le medicine che ti gratificano non le trovi in farmacia. Non hanno neanche controindicazioni. Adesso, quando esco di casa, mi guardo allo specchio, beh, io non ho più paura. Io ora non ho più paura della vita perché ho imparato che la cosa più importante è dare, amare e mettermi in discussione. Non sono io al centro del mondo, ma è l'amore per gli altri. E speriamo naturalmente che questo premio possa essere il primo di una lunga serie. Grazie veramente di cuore a tutti.